Bene, Marzio Puglisi, grande allenatore della pallacanestro di Olginate. Grandissimo. Grande allenatore, sì, beh, veramente bello. A Olginate ci hai fatto neri, qua ci stavi quasi riuscendo. Una bellissima partita da parte dei tuoi. Raccontami un po' della partita, dai. Ma partita che si è sviluppata dall'inizio in maniera favorevole per noi, che eravamo molto determinati subito, infatti siamo riusciti a allungare con un bel parziale di 15 a 3, quindi abbiamo preso un po' il dominio psicologico della situazione. Poi onestamente, dopo, nel momento in cui siamo calati noi, Rovello giustamente è salita in cattedra con Mosconi, Pancino e tutti gli altri. E si è giocata una partita punto a punto per tutto il proseguo dei quattro tempi. Nel finale un po' di bagarre, qualche fischio dubbio da entrambe le parti, voglio essere onesto, siamo arrivati all'overtime. Overtime che secondo me noi abbiamo gestito a tratti bene, a tratti meno bene, è un po' inficiato da alcuni fischi arbitrali, ma non voglio stare qui a recriminare più di tanto, perché malgrado tutto siamo riusciti a rimstare in partita. Certo. Non tanto sull'antisportivo a metà campo, che è stato l'episodio meno chiave, ma quanto sulla doppia fischiata al mio playmaker, che secondo me se l'è inventata di sana pianta, e lì da un potenziale canestro siamo usciti, abbiamo dovuto far fallo e siamo andati sotto, dopo psicologicamente sotto, perché poi siamo rimasti sotto di due, però alla fine bravo Rovello come sempre, cioè, a crederci, bravo l'allenatore, bravi ragazzi. Devo dire che Jack Porro, che non ha fatto niente per 38 minuti, nei due minuti che serviva, ha fatto due canestri importantissimi, grandissimo lui, grande freddezza, complimenti. Bene, raccontami invece della tua esperienza in questa C2, visto che anche tu sei neopromosso, ti stai difendendo molto bene contro i Leoni, mi raccontavi prima delle partite con Milano. Abbiamo fatto ottime partite con le due milanesi DOC, che sono Palmilano e Ebro, dove ce la siamo giocata veramente alla pari. Poi la fortuna non è stata dalla nostra, perché in questi casi, essendo anche noi neopromosse, ci vuole anche un po' di componente fortuna. Lì le abbiamo perse di 3 punti e di 1 punto, sempre diciamo intorno alla sirena, brave le milanesi a farci perdere. Però devo dire che il campionato è un campionato molto divertente, noi ci stiamo dannando l'anima, perché alla fine anche stasera, con tutto l'impegno profuso, le energie, non si è riusciti a fare risultato, e in questo momento ci manca un po' questa energia dei 2 punti e del referto rosa. Però devo dire che, essendo neopromosse, con ragazzi, la maggior parte dei miei ragazzi è 93, 92, 90, 89, un roster abbastanza verde, però stanno facendo esperienza, io sono contento, i ragazzi veramente rispondono sempre presente, sia in allenamento che in partita, quindi via così. Ci toglieremo qualche soddisfazione più avanti. Ottimo, ci vediamo l'anno prossimo, tanto saremo ancora insieme in C2. Marzio, è stato un piacere intervistarti. Grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao bello. Buonasera. Ciao ciao. Allora, abbiamo finalmente Manuel ai nostri microfoni, dopo è rimasto da solo per tutto questo girone di andata. Allora vediamo, raccontami un po' del tuo girone d'andata favoloso, concluso poi al terzo posto con una grande prestazione finale della scorsa settimana. Sì, sicuramente un girone d'andata sopra qualsiasi aspettativa, perché pensavamo e speravamo di poter far bene, però ovviamente con la nuova categoria l'obiettivo era assolutamente la salvezza. Diciamo che quasi averla matematicamente alla fine del girone d'andata è proprio un sogno. E poi sinceramente adesso diventa divertente, perché non abbiamo nulla da perdere. Andare avanti e fare sgambetti non si sa mai, la classifica è buona. Adesso sicuramente il girone di ritorno sarà molto più difficile per noi, perché abbiamo tante trasferte difficili e soprattutto tante trasferte a livello numerico, perché dopo questa partita mi sembra che delle prossime 14 partite ne giochiamo 9 in trasferta, quindi sarà veramente dura ripetere il girone d'andata. Questa è già una bella vittoria, visto che all'andata avevamo perso contro questa squadra che c'è proprio ostica come accoppiamenti, infatti è che stasera comunque anche nei momenti dove siamo andati via non siamo riusciti a toglierceli di dosso, infatti alla fine ci hanno ripreso, però sapevamo che avremmo fatto fatica. Ogni tanto ci sta anche vincere giocando male, perché secondo me stasera abbiamo giocato male,
e ce la siamo meritata più per la voglia di vincere che avevamo, non per la qualità che abbiamo espresso, perché stasera non posso certo dire di essere contento del basket che abbiamo espresso. Soprattutto all'inizio, quando abbiamo preso un bel parzialotto di 15-3, poi siamo andati sopra di 10, poi ci siamo fatti riprendere con un 10-0 di parziale, quindi siamo stati un po' incostanti, ma non abbiamo avuto la solita costanza che normalmente abbiamo. Sì, sembra la classica partita da ritorno delle vacanze, peccato che le vacanze sono finite e ce lo dobbiamo mettere in testa, perché giocando così, dicevo adesso ai ragazzi, in trasferta non vinciamo mai. E quindi vuol dire perdere tanto da qua alla fine dell'anno, che ribadisco non è neanche un problema se iniziamo a perdere un po' di più, però siamo qui, sappiamo che possiamo far bene, è giusto che continuiamo a far bene. Benissimo, adesso Manuel ci abbandonerà fino alla fine del campionato, lo ritroveremo all'ultima partita di campionato quando ci commenterà com'è andata. Amici di Piero da Saronno, buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie mille. Ciao Manuel. Ciao.